Buonasera, Romano Prodi. Non è un uomo amato da tanti. I suoi critici dicono che lui è stato inefficace, letargico o peggio, un democristiano. I suoi fan direbbero che è l'uomo che ha inventato l'Ulivo, ha vinto due elezioni per il centro-sinistra ed è stato il presidente della Commissione europea in un momento storico di allargamento. Erano i primi di agosto l'anno scorso quando sono andato a trovare Romano Prodi a Castiglione della Pescaia. Era in vacanza con la sua famiglia. Castiglione della Pescaia. Vicino alla Capalbio, quello dell'elite, della sinistra, quello tutto chic. Ma Castiglione della Pescaia è molto più semplice. E lì, seduto in un piccolo giardino, mi ha offerto questa analisi, un'analisi schietta, dura, talvolta anche un po' amara. Vediamo. Presidente Prodi, cominciamo questa intervista sulla storia dell'Italia, anche la storia sua, con l'Ulivo. Mi può descrivere cos'era nella sua visione l'Ulivo e dove è andato bene e dove è andato male? Ma la visione era molto semplice. Era finita la guerra fredda, le grandi contrapposizioni. Era indispensabile, secondo me, mettere assieme i riformisti italiani da qualsiasi parte provenissero. Cioè, tanto per essere molto semplice, l'Italia fin dai tempi di Dante è divisa fra guelfi e ghibellini, clericali e anticlericali. Questo ha complicato e diviso la nostra vita politica per secoli. Si presentava l'occasione, finita la guerra fredda, di mettere insieme riformisti e poi gli altri avrebbero messo insieme i conservatori, come in ogni paese del mondo. E questo è stato sentito fortissimo, perché come abbiamo mandato fuori quest'idea con povertà di mezzi, anche di fronte a quello che aveva Berlusconi, veramente eravamo quasi ridicoli, c'è stato un entusiasmo crescente fino a vincere le elezioni, cosa che nessuno prevedeva, tant'è vero io credo anche che l'abbiamo vinti, anche perché Berlusconi ci ha sottovalutato, ma c'era sotto questa grande idea di un paese che doveva riprendere dopo un periodo di liberismo straccione, doveva riprendere un serio riformismo, ma questo non è possibile se non si ricostruisce un'unità fra tutti i riformisti, perché altrimenti il paese si spezza. E il primo governo era un bel governo, era partito bene, andava bene e secondo me è caduto perché andava bene. Ma mi spieghi meglio, perché la storia dice che era Massimo D'Alema che ha fatto cadere il governo del 98. Perché? Ma questo è una interpretazione semplificata. Certamente le cose cominciarono a cambiare quando un anno prima a Gargonza, in un convegno che doveva essere un convegno di rafforzamento di questa armonizzazione, no? In cui c'erano parlamentari ex bianchi, ex rossi, e c'era l'atmosfera assolutamente straordinaria, D'Alema è partito con un discorso durissimo di critica a quello che stava avvenendo e quello è stato un segnale di questo veramente forte, insomma, e ha cominciato a pesare successivamente sulla vita del governo. Però poi si è andato nella... Non è andato bene, ripeto, siamo entrati nell'euro il primo maggio del 98, ma queste cose pesavano talmente che, le voglio dire un aneddoto, perché gli aneddoti, cioè le storie contano, anche se molto semplice. Certo. Pochi giorni prima ho fatto una riunione con i miei collaboratori e... 1 maggio dovevamo entrare nell'euro e uno dei miei collaboratori, l'onorevole Sant'Agata, dice: il 2 maggio comincia la stagione della caccia. Dico: che cosa c'è? Dice: la lepre sei tu, perché una volta entrata nell'euro, finito questo senso di emergenza, le discordie. Chi era che ha detto che la lepre sei tu? L'onorevole Sant'Agata, uno dei miei collaboratori, ah, no? Ah, ah. Che usa lo spirito emiliano continuamente. Il cacciatore non è stato detto in quella riunione. Comunque
il giorno dopo dell'entrata dell'euro io sono andato alla visita ufficiale di Clinton, una visita molto bella, con il massimo degli onori, con proprio la residenza a Blair House, no? Quelle cose che lei sa in America sono abbastanza rare. E il giorno dopo venne la frana di Sarno, una disgrazia grossa, ma evidentemente che non avrebbe dovuto interrompere questo momento politico. Sono cominciati gli attacchi in Italia, cioè Prodi si diverte negli Stati Uniti mentre il paese soffre. Quando capitano queste cose la situazione è chiara. Siamo andati avanti fino a ottobre, poi a ottobre è venuta la crisi di governo. Certo. E questo era il 98, ma poi di nuovo nel 2008 cosa è successo? Ma nel 2008 una storia un po' complicata. Vede, intanto nell'intervallo io ero andato a Bruxelles, il Presidente della Commissione Europea. Ha presieduto l'allargamento più importante della storia. L'allargamento, l'entrata in vigore dell'euro che era stata decisa prima, e poi anche la Costituzione, che sarebbe stato il grande salto in avanti in Europa, poi è stata bocciata dal referendum francese e olandese, ma sono stati gli anni della vera costruzione dell'Europa. In cui l'Italia contava. L'Italia contava molto, non contava, contava molto. E tanto è vero che poi mi dissero, ma Prodi volterà la politica italiana. No, io sarei rimasto molto volentieri a Bruxelles per un secondo mandato, cioè mi sarei rimasto volentieri dal 2005 al 2010. Uh-huh. Cos'era successo nel frattempo? Che in Europa le maggioranze erano andate verso il centrodestra, quindi ero tagliato fuori. L'unico governo di centrosinistra che mi avrebbe, che era di un paese forte, era quello britannico, con cui c'erano stati dei dissidi fortissimi con Blair, sia sul concetto di Europa, sia sulla guerra in Iraq che aveva spaccato l'Europa. Allora capisco che non c'era più la situazione di poter stare a Bruxelles, e allora precedo, come bisogna fare in questi casi, una fine di un mandato dicendo per me basta. Okay. Dopodiché in Italia, mentre io pensavo che non pensavo assolutamente al ritorno alla politica italiana, poi c'è stato di nuovo un impasse, c'è stata una grande votazione popolare, con oltre 4 milioni di votanti, ne ho avuti oltre 3 milioni personalmente, quindi una grande unità. Tornata alle elezioni, abbiamo vinto di poco, ma ho vinto la seconda volta. Quindi certo, 2006. 2006, due elezioni, due vittorie, onestamente. Certo. Però la seconda volta la maggioranza al Senato era estremamente risicata e quindi la vita del governo era più faticosa. Certo, il voto contrario è venuto nel momento in cui si cominciava a vedere la luce del tunnel, no? Cioè avevamo abbassato il debito pubblico, sia nella prima che in questa seconda volta, la finanziaria era andata bene, ma in quel momento capivo che eravamo estremamente fragili e quindi Berlusconi è riuscito, sembra, da quanto sta venendo alla luce, anche comprando dei voti, poi vedremo come le cose saranno chiare, e mi sono mancati quei pochi voti di maggioranza che avevo al Senato. In entrambi i casi però, e sia chiaro, contro tutte le resistenze io ho voluto il voto di fiducia, perché la democrazia ha regole precise, si va di fronte al Parlamento e se c'hai la sfiducia, anche la sfiducia che ho avuto la prima volta, pensi, 313 contro 312, i conti li avevamo fatti con precisione, sono tutte storie che avevamo fatti i conti, ma la volontà del Parlamento è sacra, perché questa è la democrazia. Certo. Dopodiché sono tornato a casa e adesso felicemente svolgo attività sia per l'Africa, che è molto importante, sia di insegnamento
e un paio di settimane di consulenza all'anno. E arriveremo anche a parlare di questo fra un attimo, ma seguiamo i tempi più recenti che gli italiani conoscono dai giornali, ma forse meno dai protagonisti. 2011, era un momento di difficoltà economica, la crisi, dopo la crisi finanziaria di Lehman Brothers, eravamo in una crisi economica, lo spread era tremendo. Io vorrei ricordare, chiedere a lei di ricordare le sue conversazioni in quell'estate, quel luglio di 2011, con Mario Monti e con il presidente Napolitano e con altri protagonisti, e cosa era nelle teste di questi signori in quel momento? Del presidente Napolitano non glielo so dire perché non l'ho incontrato in quel periodo, almeno non mi ricordo. Comunque abbiamo avuto una lunga amichevole conversazione perché abbiamo lavorato tanti anni assieme, proprio spalla a spalla a Bruxelles, e lui, cioè, c'era... Siamo a luglio 2011, adesso. Sì. C'erano delle voci in giro, no? Che sarebbe toccato a lui il peso della Presidenza del Consiglio. Mi ricordo una lunga conversazione in cui il succo della mia posizione è stato molto semplice. Dico: Mario, se non puoi far nulla per diventare Presidente del Consiglio, se te lo offrono non puoi dire di no, quindi una persona più felice di te non ci può essere al mondo. Ecco il ricordo di Romano Prodi. E seduto lì, quel pomeriggio d'estate, nel suo giardino al Hotel Racomare, in Castiglione della Pascaia, ho chiesto anche a Prodi di fare con me lezioni di economia, di parlare della disoccupazione giovanile, della speranza o meno per una ripresa decente. La ripresa vuol dire che il paese si rinvigorisce, che la gente viene a investire in Italia, quella è la ripresa, non a comprare le imprese italiane. Che quelle facce per si compra un mercato che è in giro per il ma mondo. Ma quel tipo di ripresa, professore, non vede questo, dietro l'angolo? Questo non la vedo. No, allora, quindi più probabile che lei come economista, con tutti gli altri grandi economisti e esperti del mondo, vede l'Italia nell'Europa un po' letargico, che ha un futuro davanti di poco crescita nei prossimi 10 anni, diciamo, 1%. Cioè arrivare a 2 o 3%, è improbabile. Però lei esagera in questo. Io non vedo in questo momento il ritorno di entusiasmo, ma non lo escludo. I paesi, i corpi sociali hanno sempre al loro interno. Il problema è di vedere che scintilla può provocare questa speranza, no? Quando prima le parlavo dell'Ulivo, ero convintissimo che suscitasse una speranza popolare, no? Cioè, e sono quelle che fanno crescere un paese. Italia ha la fama di grande coesione sociale, non è la Francia, generalmente la gente non va per le strade spesso, quasi mai. Ma se la disoccupazione giovanile a livello nazionale sia 40%, nel sud di più, se fra qualche anno la disoccupazione sale ancora, resta invariato a 40% per i giovani, 40-45%, quello che è, se ci sono quasi 10 milioni di poveri sotto la soglia di povertà, secondo l'Istat oggi, se la crescita economica in una ripresa modesta è difficile a portare fortemente avanti, sia di questi livelli di 1, anche 2%, e non abbastanza per generare occupazione, al trend growth, lei pensa che la coesione sociale dell'Italia è garantita? O è a rischio? Lei mi mette tutti in sé dei disastri, no? Quindi è chiaro che... Disastri no, posso descrivere una situazione di oggi che continua, non disastri. Quando un anno e mezzo fa pensavamo al futuro, io dicevo: se la disoccupazione giovanile supera il 20%, il paese non regge. Quando adesso, diceva questo? Io. In che anno? Due o tre anni fa, insomma. Adesso siamo al 39%. Appunto. Dico, adesso il doppio e non c'è ancora la rivolta. Attenzione, che quello che mi colpisce del paese è proprio l'accettazione, che è una rassegnazione quasi, no? Cioè... Me lo spieghi il perché? Ah, non lo so, ma lo perché devo perché tutto falso e c'è un'economia nera più grande, perché c'è un welfare familiare... No, perché i giovani si sono abituati a vedere nero il loro futuro. Le aspettative
dei nostri gli italiani figli... sono talmente bacchettati che accettano sì. tutto? Sì, sì, ti sto dicendo di sì. Poi io penso che ci sarà il momento, ma vede, la ribellione, io spero che ci sia il momento in cui c'è un'alternativa del nuovo, no? Cioè che sia, come Hirschman diceva, di fronte alle tensioni c'è exit voice or loyalty, no? Cioè o la gente si ritira in un angolo o protestano in modo inutile nelle piazze o la lealtà vuol dire che trovano le idee nuove e vanno avanti. Io conto che noi abbiamo questa ancora, ma l'Europa va giudicata con parametri diversi, non solo in Italia, ma in tutti i paesi europei. La situazione economica di oggi, se fosse avvenuta 25 anni fa, avremmo avuto delle ribellioni a livello, 20 anni fa, ribellioni a livello... Con le condizioni macroeconomiche e sociali di oggi. Di oggi, sì. E oggi non abbiamo perché? Perché c'è questo senso di rassegnazione, c'è questo senso del cambiamento del mondo, di non capire il futuro. Sì, ma Presidente, non lo sto mica giudicando positivo, Non sto mica dicendo che è una cosa bella. Dice? Cioè... Io dico che trovo un senso di rassegnazione così forte che può darsi che abbia ragione lei, che il continuare in questa situazione porti alla ribellione. No, non ribellione, ma mi ricordo San Giovanni, Roma, ottobre 2011, era brutto quello. Immagini agghiaccianti, che secondo Prodi fanno parte di un problema europeo. Si accetta questo quasi come un fatto ineluttabile. Secondo me il problema europeo è proprio quello di ritenersi perdenti. Ma questo cosa deriva? Deriva da un puro problema politico. Puro problema politico, cioè non c'è a livello europeo la forza di trascinare i propri cittadini, no? Io ripeto sempre il proverbio arabo che dice: un esercito di pecore guidato da un leone vincerà sempre contro un esercito di leoni guidato da una pecora. Cioè noi a Bruxelles in questo momento abbiamo una serie di impasse, non parlo dei singoli, proprio la serie di impasse che non vuole o non può prendere decisioni. E tutto viene rinviato. Quindi non dobbiamo mica guardare solo il nostro paese. Questo è il lato oscuro del grande allargamento del 28 paesi che lei ha voluto? Ma era uguale, era uguale a qui, quando eravamo qui. Ho gestito la commissione a 15 e 25. Okay. Le diversità erano uguali a 15 e 25. E quindi? Erano uguali. Come si spiega questo stallo? Che i nodi sono venuti al pettine, cioè quando si abbia una moneta comune, gli strumenti, i pilastri che sostengono quella moneta sono indispensabili. E noi quando abbiamo fatto l'euro eravamo tutti d'accordo che poi avremmo costruito la politica economica attorno all'euro. Adesso se non la fa, la situazione va a catastrofe. Okay. È quello che io non capisco, non ho capito in questi anni, è come mai la Germania non dia un bel impulso alla propria economia, ma per il suo interesse, non per il nostro. Il nostro sarebbe di conseguenza. Politicamente è stato iniettato il messaggio che qualsiasi impulso sarebbe a favore degli altri, non dei tedeschi, e quindi abbiamo una scissione tra gli interessi e il messaggio politico. Quindi la situazione è oggettivamente complicata. E dice che i tedeschi fanno male a se stessi? Per certo, i tedeschi stanno facendo male a se stessi. Ma siccome tutto sommato in termini relativi vanno ancora meglio degli altri, allora sopportano anche questo. E poi c'è l'ossessione dell'inflazione, che per la Germania è un problema politico forte, e questo domina su tutti gli altri. E a proposito della Germania e della Merkel, sentiamo quello che dicono Matteo Renzi e Silvio Berlusconi.
Io credo che noi dobbiamo dire agli italiani che se dobbiamo mettere a posto i conti, non lo facciamo perché ce l'ha chiesto la Merkel, lo facciamo perché è giusto per i nostri figli. Sì. Quale padre lascia i debiti ai figli? Può succedere per un problema, ma solitamente un padre cerca di risolvere il problema ai figli. Invece la mia generazione si trova a che fare con un debito pubblico portato alle stelle dal passato. Dobbiamo sistemarlo. Perché questo accada, lo facciamo con l'intelligenza e la credibilità di chi sa che questa cosa può essere utile per la Germania, ma la facciamo per noi, non per la Germania. Sull'economia c'è una cosa principale. Non è possibile questa politica restrittiva di rigore. Si può fare una politica restrittiva per diminuire il debito pubblico soltanto con una economia in espansione. Ma la cosa che viene prima di tutto è il fatto che, essendosi paesi che hanno adottato l'euro, privati della sovranità monetaria e quindi della possibilità di stampare moneta, si è dato tutto alla Banca Centrale Europea, che però non funziona da banca centrale. Cosa fanno le banche centrali? Quando arrivano i titoli pubblici emessi negli anni in scadenza, se hanno i soldi nella tesoreria pagano, se non ce li hanno stampano moneta. Noi oggi con l'euro siamo esattamente nella posizione dell'Argentina, che emetteva i suoi titoli del debito pubblico in dollari. Finiti i dollari, l'Argentina è andata in default. Noi siamo nella stessa situazione, quindi per continuare a poter fruire di questa moneta occorre che la Banca Centrale Europea diventi veramente una banca centrale e che, uno, garantisca tutti i debiti pubblici di tutti i paesi dell'euro. Cioè la mutualizzazione del debito a livello europeo. Garantito dalla Banca Centrale Cosa Europea. Che la Merkel non vuole. E che sia disponibile a stampare moneta ove necessario. La Merkel. Io capisco. Cioè, stampare moneta, scusa l'introduzione, vuol dire anche quantitative easing all'americana, in cui si inietta liquidità, è una proposta. Certamente. No, voglio essere o tre cose concrete che. Sì, ma le dico una cosa concretissima. Sul 3%, per quando esempio, abbiamo fatto la Banca Centrale Europea, abbiamo rinunciato alla nostra moneta. Certo. La signora Merkel si è opposta al fatto che alla Banca Centrale Europea venissero date altre missioni al di fuori di quella di controllare e combattere l'inflazione. Sì. Capisco la signora Merkel, sono passati attraverso la Repubblica di Weimar, le donne andavano con le carriole a fare gli acquisti con dentro un volume di monete e tornavano avendo acquistato merce di volume addirittura inferiore a quello delle monete. Poi questo fatto ha aperto la strada a Hitler e al nazismo. Quindi loro hanno il terrore dell'inflazione. Ma quando in una massa monetaria si stampano le monete necessarie per restituire i debiti, cosa vuole avere di inflazione se non l'1, il 2, il 3%? E noi, per esperienza vissuta, sappiamo che questa inflazione costituisce addirittura un lievito per l'economia. Quindi questa è una cosa che bisogna regolare con la Germania, perché la Banca Centrale deve fare questo. 3% non ha nessun senso. Arriviamo al cuore del problema, secondo Romano Prodi. L'Italia oggi, dice lui, è un paese troppo complicato, un paese che non sa assumersi le responsabilità, un paese dove ci sono regole non chiare o la gente non osserva, non rispetta le regole. Un paese il cui modello, secondo Prodi, è Ponzio Pilato. Non si è mai sicuri delle regole, per cui lei la decisione è quella di non prendere decisioni, ma a tutti i livelli. Cioè, io ho fatto, nella conferenza che lei dice, ho fatto un esempio estremamente semplice. Nei miei giri in bicicletta, fino a 20 anni fa, lei si fermava una fontana e c'era scritto acqua potabile o acqua non potabile. Oggi c'è scritto acqua non sottoposta ad esame, perché il povero sindaco si trova con delle regole così complesse che se
uno beve l'acqua e poi dice che è stato male, va nei pasticci. Ma lei sta parlando di uno Stato che non ha le regole chiare. Esattamente. E quindi forse è d'accordo con Eva Bonino che dice la più, cosa più importante è di avere una riforma della giustizia, non come lo vuole Berlusconi, ma che dà ai cittadini e alle piccole imprese una chiarezza su quello che sono i diritti e non diritti e chiarezza di regole. Esattamente. Ma questo per la giustizia civile, perché nessuno straniero, ma insomma gli stranieri, quando io dico abbiamo il più basso livello di investimenti stranieri in Italia, vengono solo a comprare le imprese nostre che hanno un mercato internazionale, sì. Non investono mai sì. In ricerca o certo. Per nuove imprese, no? Quando io chiedo ma perché, ti dicono perché non sappiamo mai se lo stabilimento lo possiamo fare, quanti anni ci vogliono, se con le regole igieniche o sanitarie siamo a posto, se le belle arti poi interverranno, se il piano regolatore o il comune che... Poi, insomma, lei... E questi problemi che poi si traducono in burocrazia, non investimento e recessione, sono un po' semplicista questo, ma che hanno un effetto domino, devono essere cambiati dalla classe politica, ma la classe politica non lo cambia mai. Perché? Un effetto domino, più che un effetto domino. Cioè hanno messo nella testa della nostra gente l'idea che in Italia non si può fare nulla. Che è chi ha messo questo nelle teste di beh, chi? Il fatto che ogni decisione viene rinviata, che lei per fare una semplice cambiamento edilizio oppure per fare una qualsiasi, anche un appalto, viene sempre oggetto di ricorso. Cioè, ma si rende conto che non c'è una gara per cui chi la perde non ricorra? Tanto. Pochissimi. Beh, allora, ma se lei ha questa regola qui. Troppi avvocati? Il TAR e il Consiglio di Stato esistono anche in Francia, in altri paesi no, ma esistono anche in Francia. Ma le possibilità di ricorso sono il 5% rispetto a quelle italiane. Allora, se lei sa che qualsiasi cosa viene paralizzata, non si mette neanche in gara, la va a fare all'estero. È molto più importante che non il costo del lavoro o altre cose che ci vengono imputate, no? Io ricordo, cioè avere le regole chiare. Regole chiare e una burocrazia che le fa rispettare, importantissimo. Quindi praticamente riforme della giustizia in senso vero e la pubblica e riforme della pubblica amministrazione esattamente, in senso che si vero. Decida in fretta. Ma che e poi l'altra cosa che io ritengo importante è il costo dell'energia. Ok. Noi escludiamo dal nostro sistema tutti i settori produttivi che sono cosiddetti energivori. Alternative, rinnovabile. Perché costano troppo, no? Perché la bolletta elettrica... Però avete voi italiani adesso questo pipeline che arriva in Puglia dall'Azerbaijan che dovrebbe aiutare un po'. Ma avere più rifornitori di gas certamente aiuta, visto che dobbiamo dipendere dall'estero, dipendiamo da molti, certo. Invece che da uno solo. Però sa, ci vuole molti anni perché questa venga. Ma al di là delle critiche, quello che non ho capito ancora, Presidente, è secondo lei che cosa ha impedito una politica riformatrice seria in questo Paese? Le divisioni del Paese. Le divisioni della politica. E qui arriviamo a un punto interessante. Perché in Italia è così difficile fare le riforme? Le vuole chiedere un piccolo salto di fantasia da economista. Chiudiamo gli occhi e immaginiamo che non ci sono vincoli politici, che lei può, non lei, ma che il governo italiano potrebbe introdurre tutte le riforme strutturali, intervenire sul lavoro, su pensione, su patrimoniale, su in and out, sulla nuovi introiti e anche nuove risorse. Immaginiamo che non ci sono impedimenti politici. Quali sono le cose da fare in una situazione in cui non ci sono vincoli politici? Oggi o nei prossimi 5-10 anni, una politica thatcheriana, una politica thatcheriana con una coscienza sociale, quale sarebbe un programma se non ci fossero impedimenti politici? Impedimenti politici. Le cose da fare per rendere l'Italia in la spesa pubblica va ridotta, ma si può ridurre tranquillamente nel tempo senza grandi rivoluzioni. Si parla degli 800 miliardi di euro all'anno, sì, che includono 300 di sociale. Stia attento,
perché le pensioni le abbiamo già messe a posto. La riforma di 3 o 4, no, Dini, avuto, suo Fornero, passo per passo sono a posto. Non è solo un rinvio al futuro questo? No, anzi, futuro è un futuro. Ma gli italiani capiscono che fra 10 o 20 anni riceveranno 30 o 40% del stipendio medio della loro vita invece di 60 o 80 come oggi? Non capiscono, ma avranno fatto, così. Abbiamo fatto questo. È fatto, ok. Lei pensioni... esagera un po' con le cifre, però insomma. Vabbè, ricevono meno, ecco. Ricevono meno. Vabbè. Questo è un fatto e tutte le risoluzioni. Allora, diceva. Questo, quindi, i grandi capitoli, no? Che sono pensioni. Secondo, stia anche attento, perché con la sanità noi spendiamo meno di tutti gli altri paesi europei. Uh-huh. Quindi abbiamo dei settori, con tutti i difetti che può avere la sanità, la vita media è tra le più alte del mondo, quindi qualche vantaggio l'avremo pure. No? Allora, con riforme mirate come sono state fatte queste, secondo me si aggiusta la spesa sul pubblica. Lavoro, però, per esempio... Però è inutile che lei controlli la spesa se non ricomincia la crescita. Qual è stato il problema del governo Monti? Ha tagliato un po' abbastanza il numeratore, cioè la spesa, ma calando il denominatore, cioè il prodotto nazionale lordo, le cose sono sempre peggiorate. Qui bisogna ricominciare a crescere. Quindi l'errore principale, io... l'errore principale del governo Monti era di focalizzare solo su... Esattamente. Austerity. Esattamente, l'austerità da sola uccide un paese. E dopo questa critica dell'austerity e del governo Monti, ho chiesto a Prodi di raccontarmi un po' il caso dei tassisti, la liberalizzazione, le riforme, e anche di offrirmi un commento su Beppe Grillo. Si bada sempre alle prossime elezioni. Qui c'è questa, è la vera mina della nostra democrazia, è l'accorciamento dell'orizzonte delle decisioni. Tutte le cose che lei mi ha chiesto sono cose che si decidono oggi e avranno conseguenze tra 10 anni. Cioè, tutte le cose che noi dobbiamo fare per avere effetti positivi hanno bisogno di tempo e l'orizzonte delle decisioni politici, non solo in Italia, si è accorciato fortissimo, non solo perché abbiamo continuamente elezioni, ma questo c'era anche un tempo, ma perché ogni elezione, con la più locale possibile, attraverso gli opinion polls e tutto il è diventata un'elezione nazionale, anche negli Stati Uniti. Quando pensa che quando la morte di Ted Kennedy, i democratici sì. 60 contro 40, sì. hanno perso lì, è cambiato. Ma cosa sta dicendo Romano Prodi? Che Beppe Grillo ha ragione e che sono screditati le classi politiche di oggi? No, io sto dicendo, che la democrazia, non solo in Italia ma in Europa, se continua con questo sistema dell'esasperazione delle elezioni successive, è in grave rischio. Lo ha detto Juncker, il primo ministro lussemburghese, molto spiritoso, dice, ma a me hanno insegnato come si fa a riformare il mio paese, ma non a vincere le elezioni successive alle riforme. Sì. Capisci? E ormai questo è diventato un punto talmente fermo che è quello che mi preoccupa di più delle democrazie. L'Italia ne soffre ancora di più perché aggiunge le altre variabilità a queste. Ma potrebbe gentilmente aiutarmi a guardare il futuro? E ripeto, immaginiamo che c'è una classe politica pronta, che gli italiani sono capaci di avere pazienza, che c'è uno spirito di sacrificio collettività. Allora, cosa farebbe lei in svariati campi? Perché è una questione complessa, non è una cosa. Certo. Certamente. La diminuzione della spesa pubblica con il controllo del numero dei burocrati, cioè, questo certamente. Taglio della spesa secondo pubblica. Una nuova assoluta scuola tecnica applicata. Okay. Più importante di qualsiasi altra cosa, la Germania, non mica per le riforme di Schröder, va avanti perché c'è la scuola tecnica, con la struttura di ricerca e innovazione che gli sta attorno. Okay. Questo è il punto più importante. Poi? Terzo. Accelerazione e riforma della giustizia, con tutto il problema dei 150.000, 200.000, non so quanti avvocati ci siano nel paese. 200.000. Ecco, 200.000, quindi con tutto questo problema, non le dico che è facile, ma questo è interno. Separazione di carriere, per esempio? Boh, però questo è un problema. Non è il problema che sulla crescita,
sulla crescita non tocca tutt'altri termini, lei mi ha chiesto la crescita, sulla crescita è del tutto indifferente questo qui. E però il problema è, come dicevo, avere una struttura della giustizia amministrativa che permetta di fare le cose. Dopodiché lei spende la metà negli investimenti pubblici. Il nostro problema non è, tra l'altro, che facciamo anche pochi investimenti pubblici. Ma lavori pubblici che aiutano le infrastrutture per il turismo, per esempio? Certo, ma se lei ci mette 20 anni per fare un'autostrada invece di 5, beh, quindi torniamo al capo della burocrazia. È tutto quello il problema. Ma anche la mancanza di soldi. Ma la mancanza di soldi, lo so benissimo che i soldi sono limitati, ma quando lei spende tre volte tanto sono ancora più limitati. Quindi stiamo parlando di un sistema di cultura e di mentalità italiana. Stiamo parlando di un sistema di cultura e di mentalità, perché io poi sono convinto di una cosa, che se lei adotta questi provvedimenti, ritorna lo slancio. I ragazzi ritornano perché capiscono che possono fare, che se investono hanno l'aiuto, che non sono ostacolati. E poi la coesione sociale, la forza sociale non deriva mica dalle strane cose. Allora, se lei dice che queste sono cose, evidentemente ci sono svariati modi di finanziarli o meno, riduzione del debito patrimoniale o meno, svariati elementi di queste riforme, lei vede possibile che nei prossimi anni ci sarà una classe politica, una classe dirigente capace di fare questo o no? Ah, questo non dammi cinque anni, non tanti anni, nei prossimi cinque anni. Non lo so dire neanche frasi indovino, è possibilissimo, gli uomini ci sono. No, lei ci, forse la domanda l'ho posto male. Ah, se io ci credo. Lei ci creda che sarà probabile che faremo tutte queste riforme, che la classe politica porterà avanti e che gli italiani avranno la pazienza di accompagnarli con anche qualche sacrificio lungo la strada? No, è complicato perché questo esige il senso del rischio. Quindi stiamo parlando di un cambiamento sistema culturale, mentale. Quindi questo futuro che lei descrive dall'Italia può essere realista, sembra pessimista, ma non dà speranza. Ma lasci stare, ma lei pensi all'atmosfera che c'era nel campo cattolico qualche mese fa e oggi, ma pensi cosa è successo, poi vedremo, ma è successo una cosa straordinaria, che fino a qualche mese fa le pagine erano piene dei drammi che andavano dalla pedofilia alle scissioni, alla crisi finanziaria, eccetera. Oggi questi problemi ci sono, ma c'è una forza per superarli. Certo. Poi vediamo se si riesce, perché poi i miracoli sono difficili anche per il nuovo Papa. Però improvvisamente è cambiato lo scenario. Ma quello in effetti, che le voglio dire è che se uno fa delle mosse di contenuto, no, e in politica sono possibili, lo scenario cambia e ha la gente improvvisamente che si entusiasma. L'entusiasmo non è che venga dal cielo, l'entusiasmo si costruisce con un messaggio positivo. Ecco. In effetti lei non ha detto poco, che il Vaticano si è riformato, messo sulla strada di riforme e modernismo più velocemente dello Stato italiano. Senza nessuna nuova legge. E questa è la cosa. No, non ha il problema di democrazia lì. Beh, però c'è il problema di parlare dei problemi della gente. Guarda che il Papa non ha fatto cambiamenti dottrinari, ha semplicemente dato l'esempio e ha detto quello che la gente si vuole sentirsi dire per cambiare. È interessante quest'ultimo punto di Prodi sul Vaticano, perché se uno pensa, il Papa Bergoglio ha fatto più riforme in un anno che tutti i governi italiani messi insieme negli ultimi 20 anni. Quel pomeriggio a Castiglione della Pescaia con Prodi ho trovato un uomo un po' rassegnato, un po' fatalista e non per niente ottimista sul futuro del paese. Lei mi ha raccontato l'altro giorno la storia di quello che le hanno chiesto del gatto pardo a Pechino, o come lei ha spiegato il gatto pardo a Pechino. Mi racconti gentilmente la conversazione a Pechino? No, a Pechino ci sono sempre questa strana Cina, no? Che da un lato è sempre più aperta, dall'altro è sempre più consapevole
pericolosamente consapevole della propria forza, no? Quindi è sempre più orgogliosa, sempre più. Per cui bisogna con la Cina di accordarsi oggi, perché domani sarà troppo tardi, se lo ricordi. Ma lì il caso del Gatto Pardo è interessantissimo, perché dopo la primavera araba io credevo che ci fosse un gran terrore in Cina, per un po' c'è stato, tant'è vero che era chiamata la rivoluzione dei Gelsomini, la parola Gelsomini era sparita da tutti il linguaggio elettronico di tutta la Cina, no? Ma mi trovo in questo gruppo e dico, ma e mi trovo tutti contenti, no, della primavera araba, dico, ma come mai? E la risposta mi è stata data, dice, si accorgeranno cosa vuol dire fare una rivoluzione senza sapere dove si arriva. Adesso a un anno di distanza quelle parole mi risuonano. Allora che cosa ho riflettuto, no? Che proprio sotto questo aspetto l'Italia e la Cina sono l'opposto, no? L'Italia è il Gattopardo, no? In cui tutto deve cambiare affinché nulla cambi. La Cina in questo enorme continente nulla deve cambiare affinché tutto possa cambiare. Ma dobbiamo essere molto intelligenti, perché può cambiare in senso estremamente pericoloso o in senso estremamente positivo. E in Italia bisogna quindi ammazzare il Gattopardo? Sì, il Gattopardo è il nostro dramma, no? Perché poi lei lo legge Tommaso di Lampedusa, ma pensi cos'era Crispi, pensi che cosa sono stati tutti i cambiamenti della nostra storia. La nostra è una vera storia di Gattopardo, di gente che va destra, sinistra, alto, basso. Ed è per questo che io ho proposto l'Ulivo, lo tengo lì, non sono uomo per tutte le stagioni, ho finito quello che dovevo fare. Alcune cose sono andate bene, altre sono andate male. E pazienza. Ora, pochi minuti di pubblicità, prendete qualche spuntino, ma tornate, perché quando torniamo, la storia segreta del SMS, Monti, Prodi e il volto per il Quirinale. Bentornati. Ricordate quella storia del voto contro Prodi quando ci fu l'elezione per il Quirinale, i famosi 101, i franchi tiratori? Io ho chiesto a Prodi di raccontarmi esattamente come è andato, come ha vissuto quella giornata. Andiamo a quel giorno del 19 aprile 2013. Lei si trovava per il conto del segretario generale dell'ONU a Mali? Sì, ero a Bamako. Abbastanza isolato, perché Bamako è proprio una città veramente lontana proprio da tutto. Funzionavano i telefoni, gli sms, non funzionavano le mail, quindi c'era qualche problema, però mi arriva la telefonata di Bersani ed Errani dicendomi che prima che io ero pensavano al mio nome. Io ho detto, ma state attenti, perché poi conosco la nobiltà del casato, quindi non, forse non vale la pena, ecco. Poi però mi ha fatto una telefonata dicendo, ho chiesto a tutti i parlamentari, c'è stata una standing ovation, si sono alzati, hanno battuto le mani. Ho chiesto il voto segreto, mi hanno detto che non ce n'era bisogno, quindi puoi stare tranquillo. Questo è Bersani? Sì. Dunque, questa telefonata o Bersani o Errani, quest'ultima, comunque la mattina del 19 aprile, erano sì. Insieme, no? Quindi sì. Poi il rapporto è, non c'era problema, ecco. Io ho ringraziato, ho telefonato a Parisi all'onorevole Zampa per capire che cos'era successo, mi hanno confermato la standing ovation, poi però ho riflettuto, abbiamo riflettuto che era opportuno fare alcune telefonate. Allora, prima l'ho fatta personalmente a Rodotà, perché i rapporti personali, poi le telefonate, diciamo così, di obbligo erano a Marini, a D'Alema, a Monti e poi naturalmente al Presidente della Repubblica. Certo. No? Perché,
siamo al tardi mattinata. Era l'intervallo del convegno a Bamako, cioè quei lunghi intervalli che si fanno in Africa, no? Lei stava trattando per cercare di contrastare i terroristi e mettere insieme un governo? Sì, stavamo parlando proprio dei problemi molto forti che vi erano in quel momento e quindi era una riunione importante, anzi molto importante. Tutto questo è avvenuto nell'intervallo, se mi ricordo bene, eravamo 11:30 a Bamako, quindi un paio d'ore prima dell'1:30 dell'Italia, insomma. 10:11 di mattina. Ora di pranzo, sì, ora di pranzo in Italia. Ecco. Uh-huh. E ho telefonato a Marini, mi ha detto tutto bene, tutto tranquillo, no? Marini, simpatico, buon democristiano. No, Bella, sì, buon democristiano. E poi ho telefonato da Lema e mi ha detto benissimo, tuttavia queste decisioni così importanti dovrebbero essere presi coinvolgendo i massimi dirigenti. Mi può ripetere cosa D'Alema ha detto? Che le decisioni così importanti dovrebbero essere prese coinvolgendo i massimi dirigenti, cioè facendone, come si fa sempre in questi casi, una questione di metodo e non di merito. Quando ho ascoltato questo, ho messo giù il telefono, ho chiamato mia moglie e ho detto: Flavia, vai pure alla tua riunione perché di sicuro Presidente della Repubblica non divento. Dopo la telefonata con D'Alema? Sì, perché avrei avuto bisogno di altri 5 o 6 voti, oltre a quello del Partito Democratico, e ho capito che qualche voto sarebbe mancato. Poi ho telefonato a Mario Monti, mi ha detto: non posso votarti, i nostri rapporti sono ottimi, non posso votarti perché sei divisivo, no? Perché Mario Monti... Sì. A lei Presidente ha detto, sì, che lei fosse, sì, divisivo, questo lui lo, a te, a lei. Lo ha detto anche alla stampa, quindi non è una cosa sorprendente. Uh-huh. E così poi c'è stato un sms di un suo collaboratore un po' strano, dicendo: ma devi offrire a Mario qualcosa in più, eccetera. Ma lasciamo stare questi aspetti. Ma tipo la guida del governo? Tipo la guida del governo. Ho chiesto a Monti della vicenda dell'sms e lui mi ha detto che non ne sapeva nulla. Nella prossima puntata parleremo con Giuliano Amato, il dottor sottile della politica italiana, uomo che ha vissuto quasi tutte le vicende politiche di questo paese dagli anni 80 in poi, dall'epoca di Craxi a Tangentopoli, l'uomo che ha anche messo la sua mano nelle vostre tasche. A giovedì prossimo, buonanotte.